Amici sportivi, buonasera dal forum di Assago da parte di Matteo Gallo. Undicesima giornata del campionato italiano di Serie A, un classicissimo, il derby tra Armani Jeans, Olimpia Milano e Cimberio Pallacanestro Varese. È la sfida numero 160 a testimoniare di una rivalità che esiste fin da quando esiste la pallacanestro praticamente in Italia. 90 i successi di Milano, 69 quelli di Varese. Nelle sfide giocate qui a Milano, 50 successi per i padroni di casa, 25 per gli uomini allenati da Charlie Recalcati. Una Varese che si presenta praticamente perfetta, anche Galanda ha recuperato dalla influenza. Invece per quanto riguarda Milano, ancora fuori Petravicius, lungo classe 1979. Finley con problemi al ginocchio parte dalla panchina, recuperato invece Jonas Maciulis, che ha già giocato anche l'ultima sfida di campionato a Bologna. Varese in maglia rossa manda in campo Righetti in ala con la maglia numero 9, Kangura alla forte col 14, Slay pivot con il 35, Phil Goss playmaker con il 5, Joby Thomas con l'11 come guardia. Per quanto riguarda Milano, maglia bianca in campo David Hawkins con la maglia numero 34 come guardia, Marco Mordente con la maglia numero 9 come ala, Ibi Jabber con l'11 come guardia, Mancinelli come il 6 come ala forte, infine Mason Rock il capitano con, come centro con la maglia numero 12. Va a sbagliare il primo tiro la Armani Jeans Milano. Ci scusiamo se la telecamera non sarà sempre puntuale, ma la postazione non è molto felice per il commento. Ora Mordente va dentro con lo scarico per Rock, Gancetto che va a segno per la lungo classe 1977, primo vantaggio Armani Jeans Milano. Ora Goss nuovamente in possesso della sfera, si va a smarcare Joby Thomas che viene anticipato da parte di David Hawkins. Duello impegnativo quello di stasera per la guardia varesina, difficile tenere le piste di un giocatore fisicato e forte come Hawkins. Ora lo stesso Joby Thomas che si incarica la rimessa, 11 soli secondi a disposizione per l'attacco varesino che deve produrre il primo tiro della serata con Phil Goss che va ad attaccare Mason Rocca, sbaglia la conclusione, rimbalzo di Mancinelli che corre subito il campo e poi va dall'altro lato del campo per David Hawkins, ancora Mancinelli, poi c'è un fallo lontano dalla sfera da parte di Ron Slay, primo fallo per lui, una partita molto difficile e qua coinvolgo Matteo Inzaghi qui al mio fianco, una partita difficile a livello psicologico per entrambe le formazioni. Matteo, per Varese dopo il brutto tracollo interno con Teramo, per Milano che ha sofferto una cocente eliminazione dall'Eurolega con tante tante critiche alla formazione meneghina, quindi sarà importante l'aspetto mentale in questa partita. Sì, assolutamente, certo che la difficoltà consiste anche nel fatto che si trova in pagionata in un forum di Assago assolutamente sbilanciatissimo e sicuramente suggestivo. Tuttavia, come sapete, la tifoseria biancorossa dà la via a qualunque altra tifoseria a Milano compresa. Bando a queste facezie, è vero quello che dici, Varese viene da un momento difficile, la partita con Teramo doveva e poteva essere assolutamente vinta e c'è stata una sbandata pericolosissima. Varese deve cercare di cacciare i fantasmi che somigliano a quelli di una squadra che ha già dato quanto doveva dare e ha imboccato una parabola discendente che assolutamente invece deve risalire. E qui quelle individualità che in alcune partite importanti e difficili, vedi quella con Bologna, quella con Roma, quella con Siena, hanno portato alla vittoria, devono tornare a fare capolino. Mason Rocca riceve la sfera nel pitturato, la scarica fuori per la tripa di Mancinelli, corta sul primo ferro, la tocca quel tanto che basta Joby Thomas per permettere il recupero del pallone alla Cimberio. Ora Phil Goss che chiude il palleggio, trova il passaggio a Ronsley. Ronsley che ha un film in particolare con Milano, la career high, ovvero massimo punteggio in una singola partita per Ronsley proprio contro l'Olimpia Milano l'anno scorso a Varese, 33 punti. Vedremo se saprà replicare quest'oggi una prestazione mostra, anche se sappiamo che Slay è un giocatore che sente molto il pubblico di casa.
in trasferta un po' più morbido, se ci permettete il termine. Ma Varese ha bisogno anche del talento di Slay per venire fuori dall'impasse in cui è capitata l'ultima partita. Ora c'è un fallo abbastanza stupido da parte di Rocca, lontano dall'area. Il primo fallo per il capitano di Milano. Esce a ricevere Kangur, debilitato da problemi intestinali contro Teramo, una prova abbastanza scialba la sua, ma c'era comunque una giustificazione. Allora l'Armani Gis che recupera un pallone con David Hawkins, lo scarico per Ibi Jaber, giocatore che quest'oggi festeggia le 100 presenze nella Serie A italiana, per lui 1228 punti finora, quindi una media all'incirca di 12 punti a partita, con Hawkins poi che va di potenza ma sbaglia però la conclusione. Apertura di Righetti per Goss, lo stesso Phil Goss che trova il contatto falloso, ci pare dello stesso David Hawkins. Righetti con questo recupero sotto il nostro canestro ha rimediato allo svarione di pochi secondi prima. È importante anche la prova di Righetti perché è chiamato a marcare in difesa David Hawkins, giocatore più fisico, più atletico, anche da qui passano più palloni dell'attacco milanese, quindi bisognerà guardare con attenzione anche la prova nella propria metà campo di Alex Righetti. Allora Joby Thomas che va morbido ad appoggiare i primi due punti di Varese, 4-2 in favore di Milano dopo 3 minuti e mezzo di gioco. Una sfida con le due squadre che si stanno ancora studiando, non è ancora entrata nel vivo. Con Jaber che poi va a servire Marco Mordente, qui c'è il contatto di Joby Thomas. Mancinelli fuori, si butta dentro e trova canestro e fallo da parte di Kangur quando mancavano solo 4 secondi. Comunque l'importante, Matteo, è che Varese sembra che stia difendendo bene, sembra essere entrata con la giusta mentalità nella propria metà campo dopo le ultime prove di Caserta, gli ultimi 10 minuti di Roma e anche quella di Teramo, dove in difesa non c'era assolutamente voglia di lottare. Ma noi abbiamo in difesa due limiti, uno si chiama Achilli e l'altro si chiama Varchi. I primi sono quasi sempre a favore degli avversari e i secondi purtroppo vengono lasciati spesso da una difesa troppo corta quando dovrebbe essere un po' più distribuita. Questo è ancora presto per poterlo dire in questo avvio di gara. Al momento non vediamo comunque una Milano partita con le idee chiarissime. E intanto arriva una notizia importante per Varese, secondo fallo di David Hawkins dopo soli 4 minuti di gioco. Cambio obbligato per Coach Bucchi dentro Jonas Maciulis, recuperato dall'infortunio, ha già giocato come detto a Bologna, quindi un giocatore che è già entrato nelle rotazioni. Vedremo se Varese saprà sfruttare questo possibile vantaggio con Joby Thomas che va a sbagliare la conclusione dalla lunga distanza. Thomas che è uno dei tanti ex di questa partita, tutti dalla parte varesina. Guido sei bene per 13 anni a Milano, assistenti recalcati, e poi in campo Galante Fardo insieme anche nella stagione 2005-2006, se la memoria non inganna. Guetto lo stesso anche Thomas, mentre va a realizzare Ibi Jaber una tripla, 10-2 in favore di Milano, punteggio che inizia a farsi importante, con Varese che deve assolutamente trovare canestri in attacco. Ci prova e trova la risposta Alex Righetti, 10-5 quando siamo alla metà del primo periodo di gioco. Cerca il gioco a due Jaber con Rocca, non va, e c'è un piede da parte della difesa varesina. Questa Milano pare una squadra comunque che si spaventa abbastanza facilmente. Questa tripla di Righetti per esempio è stata incassata con una certa paturnia dalla panchina meneghina. Probabilmente si affaccia quella opportunità per Varese, far spiccare le sue grandi individualità, a patto che le individualità ci siano. Siamo ancora in attesa di vedere lo Slay di qualche giorno fa. La Milano che può soffrire anche psicologicamente la brutta situazione in cui si è cacciata. Sappiamo che in settimana c'è stato anche uno spogliatoio chiuso, ovvero i giocatori sono chiusi dentro lo spogliatoio a parlare tra di loro per vedere di rimediare al cattivo momento. L'eliminazione in Eurolega ha fatto veramente male, tant'è che c'è anche chi ha messo in discussione Coach Bucchi. Ora Maciulis va a prendere un'altra tripla che infiamma il forum, 13-5 nuovamente a più 8 Milano. Varese continua a faticare nel chiudere la propria area.
difficoltà anche nel costruire i tiri da parte della formazione di Recalcati. Con ora Gos che scivola, poi scarico fuori nuovamente per Righetti dall'altra parte, ancora a replicare l'ex Roma a tenere viva Varese. 8-13 un inizio dopo la palla persa. Matteo Righetti si è ampiamente riscattato. Allora Cimberio si è riscattato, Righetti si sta affermando quale una di quelle individualità che speravamo di vedere. Attenzione però ad affidarci troppo alle triple, perché quando i riflessi si annebbiano con la stanchezza sono proprio quelle le prime che vanno a mancare, quindi un bottino fatto troppo di tiri dalla distanza mi preoccupa, speriamo che non vada così. Tanto un cross da parte di Marco Mordente, cerca un'altra tripla e la trova Christian Kangur. Ottimo parziale biancorosso. Varese ha contatto 13-11 grazie al tiro pesante che sappiamo essere l'arma a doppio taglio di questa Cimberio, con tanti giocatori dalle mani educate e pochi chili sotto canestro. Ora Maciulis cerca di fare male, c'è lo scarico ancora per Mordente, solo 5 secondi quando scocca la tripla Mancinelli che non va. Accompagna fuori il pallone Alex Righetti, c'è un cambio per Varese, fuori Thomas, dentro Temurannico, fuori Mordente invece per Milano, dentro Morris Finley. Vediamo Finley, un problema al ginocchio per lui, vedremo se saprà essere al top della forma. Il play milanese accusato a volte di non saper gestire ottimamente i ritmi. Qua Rannico bravo a cogliere il controtempo della difesa, poi prendere anche il fallo della stessa. Fallo di Jaber, il primo personale per lui. Vai Lunetta Temurannico, in quanto è arrivata proprio in bonus l'Armani Gis Milano. Sono tre invece i falli di squadra per Varese. Rannico va a realizzare il primo tiro libero, lui che quest'anno luce 6 punti a partita con l'87% della linea della carità. E Varese ha la possibilità di impattare con un parziale di 7-0 aperto. Realizza anche il secondo libero, 13 pari, 8-0 in favore di Varese. Momento favorevole ai biancorossi ospiti. Vedremo se Milano saprà reagire con Maciulis a consegnare la sfera proprio playmaker Jaber. Finley ad attaccare con lo scarico fuori, buona la finta di Maciulis, ottima anche la difesa però di Varese, con Righetti che non perde l'uomo. Palla che arriva nelle mani di Kangur, finta il tiro da tre punti. Nuovamente circolazione di palla per Varese che va però a sbagliare il passaggio sotto, stavolta troppo precipitoso Alex Righetti. Sì, un po' troppo giostrata, probabilmente il passaggio si poteva fermare a Rannico che poteva anche tentare una tripla, i varchi erano stati tutti chiusi dalla difesa di casa. Tra l'altro prima stavo facendo una riflessione, giustamente tu quando dici biancorossi specifici di chi stai parlando, questi sono i colori sociali di entrambe le squadre, io sono talmente abituato ad attribuirle solo a Varese. I biancorossi più urlanti di tutto il forum comunque sono i nostri circa 150 varesini. 150 e 200 della gioventù biancorossa. Sono sempre se... più rumorosi di tutti. Anche se sono accreditati circa 1000 varesini sotto varie spoglie, diciamo, qui al forum. Quindi sotto mentite spoglie. Un vero e proprio esodo su, diciamo, quasi 7000 posti dell'anello basso del forum sono esauriti, potremmo dire 6000 persone, 6500 presenti. Nonostante, come tu ben sai, le partite di Serie A del basket sono sempre ossessionate da partite in date impensabili, come quelle pre-post festive, in cui la Serie B di calcio e la serie di prima divisione di calcio se ne stanno comodamente in montagna e al mare, e il basket invece, tranne il 25 dicembre, il primo gennaio è sempre in campo. Anche il 25 dicembre quest'anno si è giocato. Sono stati contenti più che i tifosi, penso i giocatori di Pesaro e Montegranaro in campo con l'ex Pilastrini. E tanto è curioso, tanto tra le curiosità statistiche, che Van de Spiegel, lungo di Milano che probabilmente non entrerà neanche, ha comunque segnato di più contro Varese tra tutte le squadre italiane, 60 punti in 6 gare. Speriamo che Bucchi lo tenga in panchina, perché facendo due risate potrebbe essere che ci segna un po' di punti in un campionato abbastanza scialbo finora che ha giocato con l'Armani Jeans Milano. E per chiudere invece il confronto tra i due allenatori, Bucchi Recalcati vede 8 vittorie per l'allenatore di Milanese contro le 19 dell'allenatore di Varese, quindi
Vedremo cosa dirà la statistica a fine gara. Di certo finora si è visto una Varese dopo un inizio un po' balbettante è riuscita a venire fuori, a sfruttare anche dei buoni tiri puliti da tre punti con una buona anche difesa dopo che Milano è lasciato da un paio di minuti abbondanti. Mentre prosegue la diatriba al tavolo, Matteo, non so cosa stia succedendo, se c'è un problema forse col cronometro o cos'altro. Vediamo, c'era anche Recalcati a colloquio, cercando di capire. Vediamo anche Max Ferraiuolo presente sul pezzo, però non stiamo riuscendo a capire cosa sta accadendo. Probabilmente essere un pronome, un problema. Ecco, erano, stanno riportando indietro il tempo, diciamo, da 2:43 siamo passati a 2 minuti e 47 al termine del quarto. Adesso è suscitato probabilmente un errore al tavolo che hanno lasciato scorrere il tempo oltre misura. Insomma, comunque tutto risolto, si può ripartire con la rimessa in favore dell'Armani Gis Milano sul punteggio di 13 pari. Ora ottimo protagonista per Varese Alex Righetti per quanto riguarda Milano. Buona anche la presenza di Maciulis, assolutamente recuperato dall'infortunio. Ora Jaber che viene cercato, non va con l'attacco a Phil Goss, palla ancora fuori per Finlay che va a giostrare con il passaggio per Pecerov e per l'ucraino. È un gioco quasi da ragazza andare a realizzare il canestro che riporta avanti Milano. Prende però un'altra tripla e la mette Kangur. C'è il sorpasso di Varese, 16-15 in favore della Cimberio. Primo sorpasso e quarta tripla di seguito. Vivere o morire, potremmo dire, dall'arco dei 6-75 per questa Cimberio, soprattutto quest'oggi. Squadra che tra l'altro ha fondato alcune sue vittorie esterne in questo campionato, soprattutto sul tiro da tre. Come anche a Treviso, dove ci fu una percentuale prossima al 50%, se non ricordo male. Anche tu, Matteo, noti un po' di lentezza di Slay rispetto agli altri avvi di gara? Assolutamente, mentre arriva un canestro da 2 ore di Varese, forse anche per i problemi al ginocchio che l'hanno tagliato nel post Teramo, si era addirittura parlato forse di un possibile menisco. Fortunatamente non è così. Potrebbe essere anche psicologicamente il buon Ron soffra la cosa. Personalmente da atleta so che quando non si è a posto è difficile tutto con la testa cercare di dare il meglio. E proprio adesso tra l'altro gli è stato fischiato il secondo fallo, infatti va in campo ed entra Faiardo, un altro lottatore che serve a questa Varese. Due liberi per Pecerov, giocatore che la prima esperienza fuori dall'Ucraina era andata a giocare nel Racing di Parigi. Pensate un po', al termine di quell'anno il Racing di Parigi fallì e sparì dal basso professionistico francese. Non deve essere stata una esperienza simpatica per il lungo di Milano. Andata però buona che gli valse la chiamata nel draft NBA al primo giro da parte di Washington, squadra con cui poi ha anche giocato 2 anni. Quindi insomma è stata un'esperienza buona e cattiva da ambo i versi. Ma torniamo alla partita con Phil Goss a chiudere il palleggio, trovare Fardo, finta proprio il tiro proprio contro Pecero, poi in post basso per Righetti che si gira come un miglior pivot e va a realizzare. 20 Varese, 17 Milano, più 3 quando entriamo nell'ultimo minuto del primo quarto. Jaber contro la buona marcatura finora di Phil Goss che ha tolto idee fosforo all'ex giocatore di Roma. Poi però palla che arriva nelle mani di Pecerov che va a realizzare comodamente. 20-19. Con Temurannico a pesare il pallone, va a fare proprio lo stesso Phil Goss, lasciato libero, prende il tiro tutto solo, ne nasce un cross ma è più essere di tutto Faiardo che va a sbagliare però la conclusione. Questi sono proprio errori da non fare. Tanto per incominciare, la forzatura del tiro dalla distanza non la capisco, aveva una prateria davanti perché non l'ha occupata. E poi quel semigancio di Faiardo troppo precipitoso, cioè da una parte precipitoso e dall'altra precipitosi. Così non va perché Milano è a meno uno ed ha l'azione in mano. Ultimo tiro del quarto con Maciulis che va a sbagliare la tripla, quindi al primo intervallo Varese conduce 20-19. Pausa pubblicitaria per noi.
Ricomincia il secondo quarto del derby, tra l'altro ospiti illustri in parterre, Sabatini, presidente della Virtus Bologna, c'è anche Trinchieri, allenatore di Cantù, Sandro Gamba, allenatore anche di Varese, in quello che fu uno un po' dei tanti sgarri che ci furono nelle storie delle due società. Ricordiamo ad esempio quando Bogoncelli convinse Borghi a entrare nella pallacanestro dicendo che gli avrebbe ceduto Paolo Vittore, quell'epoca l'ala più devastante della pallacanestro italiana. Mentre recupera ancora un altro rimbalzo, ennesimo recupero, scontro, collisione, Jaber, ma ancora Varese in possesso, confusissima palla che sembrava aver dentro un coniglio in questa azione, una collisione totale, sì. Thomas si sta riflettendo, vuole il passaggio in post basso per Fajardo che non arriva e poi si butta dentro e c'è palla accompagnata da parte di Thomas. Comunque Varese non si scoda a quota 22, continua a perdere palloni e questo sarà un dazio che Varese pagherà alla fine della sicuramente partita. Sicuramente pagherà, tra l'altro non ci troviamo davanti a una squadra irresistibile, ma la squadra non irresistibile sta comunque evitando le infrazioni che stanno bersagliando Varese. Finley con quella che è la specialità della casa, che non va a segno, poi una serie di batti e ribatti sotto canestro, ne esce vincitrice Varese. Granico prende subito la tripla. Non ce n'è, dopo un primo quarto miracoloso quanto a distanza la palla non entra più, soprattutto dalla distanza, nonostante Rannico abbia avuto anche il tempo di concentrarsi al tiro. Buona per Varese che è arrivato un fallo alla difesa di Milano, terzo di David Hawkins, che quindi esce nuovamente dalla partita. Matteo, una volta o l'altra bisognerà chiedere a Rannico, in una delle nostre interviste gli chiederemo: Temu, ma perché tieni le calze così come negli anni 70? Assolutamente, diciamo che sono abbastanza inguardabili. Probabilmente ci sarà dietro qualche superstizione, mentre ora Diego Fardo lotta, sbaglia la prima conclusione, c'è il passaggio per Jack Galland che va a realizzare con un gancetto e finalmente possiamo tirare un sospiro di sollievo. Matteo, schiodata quota 22, Varese a meno 4. Mi fa piacere che sia stato Galanda proprio a sbloccare la situazione. E ora c'è un po' il nuovo contro il vecchio, Melli contro Galanda, va a realizzare, subire ai noi anche il fallo di Galanda, il giovane lungo classe 1991. Con una battuta, ho sentito che Galanda è classe 75, potrebbe essere anche suo padre, quindi 16 anni di differenza tra i due. Freddissimo Melli, 24-31, massimo vantaggio, anzi no scusate, era il più 8 nel primo quarto, ora più 7 l'Armani Jeans quando siamo alla metà del secondo quarto. Vedremo se la Cimbera avrà la forza di riemergere un'altra volta. Con Thomas che vuole attaccare Melli, poi c'è lo scarico per Galanda che prende una stoppata ai limiti del fallo. Fajardo ha svarionato completamente. E ora Phil Goss quasi recupera il pallone e poi c'è il fallo proprio della difesa varesina. Ed è proprio l'ex giocatore di Scafati a commettere il fallo. È il suo primo personale. Di certo Varese sembra aver perso il filo del gioco in attacco, non riesce a trovare. Ronald sta rientrando al posto di Galanda, giocatore che va fatto rifiatare spesso ma che comunque oggi abbiamo capito può dare qualcosa, ha sbloccato la situazione prima, è stato protagonista di tre rimbalzi importanti l'uno di seguito all'altro. Purtroppo Fajardo ha avuto una fiammata ma adesso si è già un po' spento. Oltretutto Milano quello che sta facendo bene è piazzare qualche francobollo su alcuni dei nostri. Eh sì, assolutamente, togliere alcuni dei nostri giocatori dalla partita. E vedremo con questa prima palla persa forse di Milano, anzi no, dalla seconda, perché ne avevano perso un'altra nel primo quarto. Mentre c'è un Rannico abbastanza impalpabile dentro Alex Righetti, vedremo se saprà dare la scossa alla rimonta come nel primo periodo la buona Alex. Allora Goss che chiude ancora il palleggio a trovare proprio lo stesso Righetti. Fardo che ha subito due stoppate che sicuramente sentirà nella sua testa,
mentre passano i secondi, solo 5 ora per il tiro di Varese, con Thomas costretto a forzare, cerca il tappino al volo Diego Fardo, ma c'è il rimbalzo di Niccolò Melli. Ibi Jaber stavolta va a commettere l'infrazione di palla accompagnata. 4 al termine del secondo quarto, Varese ancora in seguire a 7 punti di distanza, però quanta fatica, solo 4 le marcature di Varese in 6 minuti di questo secondo quarto, a testimoniare che Varese ha qualcosa di più, Matteo, di qualche piccolo problema a produrre in attacco. Eh sì, purtroppo sì, questo secondo quarto andrà archiviato come un brutto ricordo se continua così. Ghost tenta un'altra volta la triplone, questa volta si insacca, che il maleficio non sia stato abbattuto. Più 3, andiamo a meno 4, 27 per Varese, 31 per i padroni. Finalmente potremmo dire Varese che trova un canestro al campo. Ora serve difesa, mentre c'è un doppio fallo sotto canestro, sanzionato ci pare i due esterni. Vediamo ora quale sarà la decisione dell'arbitro Bigi. È ammordente. L'arbitro ha anche temuto che ci fosse un attrito un po' sopra le righe tra i due giocatori, tra Mordente e Goss, i quali si sono giustificati dicendo che tra di loro proprio non c'è nessuna animosità. Assolutamente, anche se il derby, come hai detto sei bene nel pre-gara, deve essere fatto di animosità, di intensità, di grinta. Questo per lui ha detto che nel basket di oggi, dove ormai anche qui si guardano solo i soldi, l'importante è che il valore del derby rimanga. Beh, non credo che il derby con Cantù rischi di perdere di intensità. Assolutamente, assolutamente, anzi a Varese viviamo tantissimo per queste due sfide, contro Milano, contro Cantù, due sfide attesissime. A Varese brucia ancora l'aeroplanino quando Varese retrocesse, non ci furono i tifosi di Cantù, non so se ricordi, che sull'aeroplanino che sfrecciò sopra il pala Whirlpool con la scritta benvenuti in Serie B, i tifosi di Varese si hanno ancora legato al dito. Hanno predisposto la contraerea per la prossima occasione. Ricordiamo, il 16 gennaio al pala Whirlpool sarà l'ultima giornata di andata, Varese-Cantù, un orario abbastanza infame, ovvero le 11.45 della domenica mattina. Soprassediamo. Beh sì, sono orari che sono stati già aspramente criticati da moltissimi. A me personalmente non danno alcun fastidio, però effettivamente il palazzetto ne risente, perché i posti vuoti al palazzetto non li si vedono spesso e non li si vedono volentieri. Sbaglia la tripla Niccolò Melli, Varese l'opportunità per tornare a un solo possesso di stacco, cerca Righetti ma va cortissima la sua tripla, recupera Goss. Altro possesso offensivo per Varese, importantissimo. Un altro tiro azzardato, a mio avviso, anche Righetti aveva qualche passo in più da fare volendo. Goss quasi perde la maniglia, poi c'è l'ottimo passaggio per Ronsley, c'è l'interferenza da parte di Melli, mi sembra, se non erro. Due punti dati a Varese, 29-31. E rientra in campo con la maglia numero 7 Pecerov, che ha fatto malissimo a Varese finché è stato in campo. Vedremo se Slay, che tanto c'è una bella differenza d'altezza tra i due, uno dei pochi uomini rispetto al quale Slay sembra basso, però che dà l'idea di, quando parliamo di chili, di fisicità, che cosa significa. La nostra torre è in un modo sensibile più basso di questa vera torre. Vediamo 2,13 metri per Pecerov. Allora Mordente, che ha rischiato l'infrazione di campo, poi va a sbagliare la conclusione sulla sirena. A mio avviso l'infrazione di campo c'era, però forse lo pensiamo solo io e Charlie. Onestamente non sono riuscito a vederlo, perché come detto in inizio telecronaca abbiamo una postazione un po' infame quest'oggi per commentare. Sì, sulla linea, ero coperto. La linea di metacampo è anche un po' sotto il riflesso dei cartelloni pubblicitari, tuttavia credo che un piedino di là sia scappato. E un secondo quarto che è un po' un déjà vu, Matteo, del primo. Varese che è scivolata sotto di 7 lunghezze, erano 8 nel primo quarto, e ora due tiri liberi per impattare, come era stato con Temurannico nel primo quarto. Beh, adesso c'è la possibilità che Ronald riesca anche a guardare il pareggio, e da come era partito il secondo quarto non siamo messi per così tanto male. Anzi, tutto grasso che cola, direi.
altro parziale di 7-0 per Varese, dal 24-31 al 31 pari, 2-26 al termine del secondo quarto. Varese Santo sta dimostrando che lotta a grinta, non vuole assolutamente mollare la partita, e questo è un segnale importante. Forse avrà fatto effetto anche una scritta che è comparsa sui muri dello spogliatoio di Varese dopo la gara con Teramo, posta allo staff tecnico di Varese, mentre va col piazzato che non va a segno Phil Goss, diciamo. Goss rischia di portare a casa una percentuale al tiro imbarazzante. Forse i giocatori di Varese, Matteo, sono stati motivati anche da una frase di Michael Jordan che, come diciamo, è stata messa sul muro dello spogliatoio, ovvero: si può accettare di perdere, ma non si può accettare di non provare a vincere. Un chiaro messaggio sulla sfida casalinga contro Teramo. Speriamo, insomma, che i nostri eroi ne abbiano fatto tesoro. Speriamo, speriamo veramente. Sì, ma io ti dico, rispetto ad alcune scene che ho visto, per esempio, il campionato passato, la Varese di questo campionato non mi pare una Varese disillusa, non mi pare una Varese fragilina. Mi pare una Varese che ha oggettivi limiti di tipo fisico e quindi di tipo tecnico, ma non di tipo psicologico. Io questo non lo vedo. No, soprattutto almeno cerco di essere obiettivo, e questo sinceramente non lo vedo. Per mio parere è una squadra da cui non ci si sa mai cosa aspettarsi. Può uscire alla grandissima prestazione, vedi contro Siena, può uscire alla controprestazione, vedi contro Teramo. Forse è la continuità che manca finora a questa Cimbero, che è un po' un paradosso, visto che siamo la squadra più vecchia del campionato, con quasi 30 anni di età media. Insomma, siamo anche la squadra che questo campionato l'ha affrontato con uno dei budget più bassi, questo è bene ricordarlo. Slay cerca di imporsi, non ce la fa. Mamma mia, ma arriva. Una serie di azioni sotto canestro impressionante, incredibile, sì, veramente. Milano che riesce a stoppare Varese praticamente sempre. E comunque, come sottolineavi tu, è forse il budget più basso della Serie A, quindi sì, dicevo, abbiamo anche uno dei budget più bassi, questo bisogna ricordarlo, questo non per essere venali, non per essere venali, ma perché è giusto riconoscerlo. Sono anche convinto, l'avevo detto a Rete 55 dopo la sconfitta di Teramo, che Varese storicamente normalmente si batte meglio coi forti e peggio coi deboli, e oggi c'è buona speranza che, se vogliono ratificare questa mia opinione, dovranno far vedere i soci verdi e padroni di casa. Al momento, intanto, siamo tornati sul pareggio, 32 pari, e adesso più uno Varese. Più uno Varese, proprio come nel primo quarto, sul finire, 33-32, 100 secondi, poco meno, al termine del secondo periodo. Ibi Jaber, finora dispensatore di palloni, poco protagonista per Milano. Però vedrà subito di smentirci, anzi no, va a cercare in post passo Mancinelli, gli concede la linea di fondo Fardo, poi sbaglia la conclusione e si fa scippare clamorosamente Varese, e c'è l'inchiodata facilissima di Mancinelli per il controsorpasso. Altra palla persa madornale della Cimberio, con Temu Rannico a cercare un passaggio improbabile. Io credo che Temu abbia subito lo svarione da tre, i tiri non fatti, ha un po' paura di esprimersi Rannico stasera, ed è un male perché Varese ha bisogno del fosforo, della lucidità mentale di Rannico, che ora arriva bene ad aiutare. Ottimo qua invece Temu Rannico a sbucare dal nulla, a portare l'uomo a Jaber, che ha commesso infrazione di passo, in certo senso spaventato a essere attorniato i giocatori varesini. Rivediamo qua l'inchiodata di Mancinelli. Ultimi 40 secondi del periodo. Varese a rincorrere di una lunghezza, non avrà comunque l'ultimo pallone. Righetti contro Mancinelli, non lo vuole attaccare dal palleggio. Varese che cerca ancora la soluzione, poi deve andare per forza. Gioca due tra Galanda e Rannico. Arriva il fallo della difesa. È il secondo personale di Jonas Maciulis. Notizia comunque importante, perché nel settore esterni Milano ha già tre falli spesi da David Hawkins. Ad quota 2 ci sono
Pechorov, scusate, Melli, Mordente e Maciulis, quindi altri due esterni. E vedremo come organizzerà l'ultimo possesso Bucchi, che ha chiamato time out per sfruttarlo al meglio. Time out che significa che l'Armani non vuole finire questo tempo in svantaggio, quindi cercherà di fare di tutto per tenersi questo punticino, questa misura che la sta tenendo in testa. E vedremo anche un Bucchi che vuole una, ha chiesto di solo una gara per reagire all'eliminazione dell'Eurolega. Vedremo se sarà accontentato, ovvero se avrà il successo. È chiaro che in casa Milano pretendono una vittoria in questo derby. Abbiamo evocato il fantasma di Cantù, la tifoseria varesina ci ha ripreso e a quanto pare quella milanese concorda. Assolutamente, anche perché l'asse Cantù Milano non si possono vedere. E si riprenderà quindi con due tiri liberi per Teemu Rannikko, un giocatore che ha militato per 4 anni nel Pilloset in Finlandia, proprio anche 2 anni a Reggio Emilia, 11,4 punti di media, è arrivato in Italia nel 2000-2001, va a realizzare il primo libero. Poi per lui Roseto, 11,8 di media partita, 2 anni a Pesaro. Agganciato il pareggio per Varese, merito di Rannikko che va al secondo tiro e segna, superata, più 1, 20 secondi al termine del primo tempo. E time qua arriva Varese. Contromossa di Charlie Recalcati, che chiama time out saggiamente. Buon Charlie. Molto bene. Spezza il ritmo dei padroni di casa. Tra l'altro il buon Charlie che ha sempre magari desiderato di poter giocare ai tempi o di poter allenare Milano, non ha mai avuto l'occasione ed è sempre stato un buon rivale in quanto spesso negato soddisfazione a Milano, ricordiamo, non so, lo scudetto con Siena, proprio se non mi sbaglio in finale con Milano, e anche il primo della Fortitudo, no, forse quelli erano anni più indietro, non era la finale con Milano, un allenatore che ha spesso fatto male a Milano. Chissà che quest'oggi non possa proseguire questo suo rapporto di odio-amore. Beh, certo che Calcati, con tutto quello che ha fatto nel basket, il fatto che abbia trovato nella sua vita almeno una porta chiusa non credo che sia motivi di imbarazzo, insomma. Assolutamente. In campo anche Galanda per questi ultimi secondi. Saggiamente Calcati ha tolto Slay per non fargli spendere un terzo inutile fallo. Dentro anche Fardo, Righetti, Thomas e Rannikko per questa ultima azione della, o almeno così dovrebbe essere. Varese si schiera a zona, molto adattata, con Pechorov che ha spazio, si butta Pechorov dentro, sbaglia la conclusione e purtroppo ha beccato un rimbalzo improbabile a 5 erroraccio. Secondi dalla fine, erroraccio qua Matteo Di Varese, che ancora più uno, ha concesso prima il rimbalzo, poi un tiro facile e speso pure il fallo. Qua un grave errore da parte di Varese. Secondo di Galanda, restano poco meno di 5 secondi. Pechorov che va a sbagliare, c'è un altro rimbalzo di Milano. Impressionante questo. Che fortunatamente sbaglia la conclusione. Quindi al termine dei primi 20 minuti, 36 Milano, 35 Varese, gara combattuta, altra pausa pubblicitaria per noi. Prende con Milano avanti di una lunghezza, 36-35, ma la nota positiva è che Varese, nonostante un 14% al tiro da 3 nel secondo quarto, è riuscito a restare in partita. Righetti per Kangur e ora c'è netto il fallo da parte di Mancinelli sullo stesso Kangur. Recalcati rischia mantenendo in campo Rosley con 3 falli, è il primo intanto personale di Mancinelli. Notizia: abbiamo due giocatori importantissimi a 3 falli in campo entrambi, la cosa ovviamente è necessaria ma preoccupa parecchio. Parecchio anche perché Varese, al di là della panchina effettivamente lunga, non va mai al di là delle 8 rotazioni 8 da parte di coach Recalcati, che solo in momenti di estremo bisogno è inserito nelle rotazioni anche Simone Cotani. Io in questo momento onestamente mi permetto, dal basso della mia inesperienza,
io farei rifiatare Slay per qualche minuto e farei entrare Galanda. Non siamo ancora nel cuore di una partita necessariamente col coltello tra i denti, quindi io Slay lo farei riposare un po'. Più che altro perché nel caso in cui arrivasse un quarto fallo sarebbe una notizia tremenda per Varese. Ora Mancinelli che sembra più dare l'idea di scivolare, anche se forse c'è stato un contatto, quella che si dice in gergo una vecchia, sulla coscia. No, io non ho visto contatto, ho visto il giocatore cercare di saltare l'avversario scivolando rovinosamente, ma non ho visto contatto. Probabilmente sì, c'è stato un contatto sulla quella, appunto, metto prima una vecchia, vista anche dal replay di Vabbè, Sky. Vabbè, però non è leale, io mi affido ai miei occhi e tu ti affidi al monitor di Sky. È l'occhio lungo. Si fa quello che si può, visto che ci hanno messo in seconda fila a commentare con Varese che trova, scusate, Milano che trova Finlay, 43-46 in favore sempre dell'Armani Jeans. Poi viene pestata la linea del fuori, la linea dell'out se preferite usare un termine inglese. Altro possesso per Varese con 17 secondi da giocare. Esce classicamente a ricevere Phil Goss, qui c'è stata finora l'attenta marcatura dei playmaker di Milano. Passaggio forzato, poi Jaber con una magata di pugno stile pallavolo, Righetti la rimette, niente, non punisce, sarebbe... ma Kangur vola altissimo a recuperare la sfera. Una serie di contatti, ottima poi prestazione di Kangur e che... grande determinazione. Sarebbe opportuno che Goss si possa risparmiasse le tiri da tre stasera, proprio non è la sua serata. Ottimo combattente Kangur, già lo avevamo visto in altre occasioni, lo sta confermando. Varese qui non ha saputo sfruttare un'occasione importante, ha avuto anche un possesso in più per cercare di tornare a contatto con Milano. Ora serve stare bassi in difesa contro la penetrazione di Jaber, assolutamente letale quando... si alimenta il vantaggio. Matteo, il vantaggio di Milano è arrivato a più 5, 48-43, è difficile recuperare poi una decina di punti di svantaggio, devono rimanere 5. Thomas, apertura, spazio per la tripla di Kangur, stavolta un tiro non ben preso proprio. Le percentuali del primo quarto sono da dimenticare e adesso c'è anche un fallo netto che andrà a danneggiare il tabellino di Righetti. Per il momento a quota 2. Ah no, Thomas. Fallo di Thomas. Primo personale Thomas per lui. Prima lucetta per Thomas, per fortuna, perché ho visto con un gesto quasi di scuse il buon Alex, temevo che fosse a suo carico. E comunque è un brutto avvio. Matteo, sempre una fotocopia degli altri primi due quarti. Cioè Varese che inizia malissimo, arriva a metà quarto sotto di 5, 6, 7 punti e poi recupera. Speriamo che sia così, perché Varese è storicamente un diesel, Matteo, per cui abbiamo visto anche nelle partite vinte brillantemente degli inizi di ripresa assolutamente vergognosi, poi però dopo i 3-4 minuti di circostanza la faccenda cambiava. Il problema è che con Milano ingranare diventa difficile nel momento in cui, per evitare il tuo recupero, ti piazzano un lungo come quello che hanno a disposizione, 2 metri, Pecherov, 3,5 metri di uomo, diciamo, sotto canestro, sotto forma di colonna, diventa veramente difficile a fronte anche di una squadra che fa fatica a segnare da fuori. Tra l'altro, Matteo, non so se tu segui il cartone animato di Griffin, però Pecherov è da molti accostato a tale Stewie, che è un personaggio che ha la faccia identica alla sua, secondo me ce l'ha un po' ovale, ha questa faccia poi con i capelli che scendono giù, è accostato a quel personaggio. Mi sembra che lui comunque non gradisca molto l'accoppiamento. Tanto tifosissimo di calcio Pecherov, ti fa per lo Shakhtar Donetsk, visto che lui è nato a Donetsk in Ucraina. Ma torniamo al basket giocato con questa tripla di Maciulis che non condanna Varese, resta meno 5 la Cimberio. È rientrato in campo Galanda, come giustamente chiamavi a gran voce al posto di Slay pochi minuti fa. E Joby Thomas, una serpentina che viene premiata da un sottomano vincente. Varese si deve affidare a questo giocatore, lo sta facendo, anche perché purtroppo non ha in questo momento un play in campo. Bisogna dire che Goss è proprio spento stasera.
Goss non riesce a trovare il feeling con la partita, Rocco buono l'aiuto di Galanda, Maciulis ha tanto spazio e sbaglia la seconda tripla consecutiva. L'esterno lituano, anche i mondiali una buona presenza con la sua Lituania, e qua netto il fallo di Righetti che ha arpionato Maciulis. Il terzo fallo per Righetti, quello che avevamo temuto prima adesso è arrivato, il terzo fallo di Righetti. Fallo anche stupido da parte del nostro Alex, aveva ormai circunnavigato l'esterno lituano. E cresce proprio Maciulis e rientra in campo David Hawkins, solo 8 minuti per lui in campo finora, che okay. Il giocatore più utilizzato da Bucchi, 30 di media partita, quest'oggi starà comunque sotto media. Vediamo se Varese sarà brava a fargli spendere subito il quarto fallo. Va corta la tripla di Pecero, che forse dimostra di soffrire unicamente Galanda. Comunque Matteo, deve essere il suffisso Page che rende giganteschi gli uomini. Ti ricordi Pejcinović? Certo. Mastodontico Pejcinović. Non esattamente agile come Page, però mastodontico. In termini di poco agili, qua non so se tu ti ricordi Eric Cardenas, il pivot che venne a sostituire Richard Petrusca negli anni 90. Sì. Sì. Più ciccia che muscoli, oserei dire. Nuovo possesso per Varese, solo 12 ore in seconda a disposizione dell'attacco. Lob per Joby Thomas che viene raddoppiato, scarica dall'alto lato del campo per Temuranico, un ottimo consegnato per Fardo che quest'oggi proprio non c'è. Diego Fardo perde proprio la palla sul più bello quando chiedeva solo di essere buttata dentro. Varese ancora a meno 3, 4 minuti al termine del terzo periodo. Passaggio per Jaber che punisce nuovamente Varese. Abbiamo varcato quella soglia dei 5 punti di vantaggio che mi sembravano arginabili, siamo arrivati a 6. Speriamo che non si alimentino ulteriormente. Certo che quest'ultima svarione di Faiardo è veramente letale. Buon passaggio di Galanda per Temurannico che replica subito a Ibi Jaber. Rannico rompe quell'incantesimo malefico che lo stava arginando, secondo me lo aveva anche spaventato. Speriamo, anche perché il buon Temo è un giocatore che seleziona molti tiri, tant'è che ha percentuali superiori al 50% sia da 2 che da 3 in questo campionato. Giocatore molto di squadra Temo. Allora Jaber che fa girare il pallone solamente le sue Milano, mani, poi secondi. Scivola e c'è un tecnico, viene dato alla panchina varesina. C'è lì Recalcati arrabbiato nero, va a parlare anche con Facchini che è il referente arbitrale e ne va a dire 4. Non capiamo il perché, anche perché Varese aveva quasi recuperato il pallone. E queste sono le scelte arbitrali che rischiano di spezzare le gambe a una squadra che cercava ossigeno. Sì, con 2 secondi da giocare, praticamente Milano con la palla 8-9 metri al canestro era quasi impossibile che potesse segnare. E invece arriveranno 2 tiri liberi più possesso pallone che potrebbero incidere molto. Charlie è veramente arrabbiato nero. Ovviamente adesso c'è stato un contatto. Charlie rischia di farsi contestare anche peggio a questo punto. Ma però è anche tattica, Matteo, perché a volte da queste litigate con gli arbitri nasce poi un condizionamento mentale degli arbitri stessi che iniziano a fischiarti di più a tuo favore. Recalcati è un allenatore esperto. Beh certo, saggio, la voce di Recalcati è autorevole, potrebbe anche essere, mi sembra anche possibile il contrario però. Certo. Cioè che comincino a fischiarti contro. Speriamo di no. Varese meno 5, 27 minuti di gioco. Tutto può succedere ancora, 5 punti non sono troppi. Milano non è travolgente, ricordiamocelo. Ora c'è un altro fallo, con Varese già in bonus, saranno altri 2 tiri liberi per Milano. E siamo al terzo fallo anche per Thomas. Al secondo fallo anche per Thomas. Saranno altri 2 tiri liberi per il Falco, questo è il soprannome di David Hawkins. Tanto
Il suo gruppo preferito sono i Black Eyed Peas, un giocatore che ascoltare in B come molti americani di colore. Realizza entrambi i liberi nuovamente, sette più punti, 7 massimo Milano. Vantaggio per Milano, 7 punti. Rannico in cabina regia. E Varese qui ha bisogno di tornare su come ha fatto nei primi due quarti, che è riuscito a rimontare. Jovi Thomas scivola, quasi Thomas scivola, ma mantiene palla. Che è successo ancora? Poi c'è un fallo da parte di Mordente. Terzo fallo, finalmente. Finalmente un terzo fallo anche lì. Varese però deve attaccare David Hawkins. In questo momento, beh, non con Timur Annico, che chiaramente è svantaggiato, ma deve cercare il quarto fallo dell'esterno di Milano, togliere punti importanti. Ora c'è un altro fallo lontano dal pallone e qua forse Matteo Recalcati aveva ragione, perché questo è un fallo, onestamente io non l'ho visto. Avevi ragione tu a percepire la possibilità che la sua voce autorevole e arrabbiata avrebbe costretto gli arbitri a un risarcimento indiretto. Sinceramente non ci speravo, e poi comunque la partita è ancora lunga. È stato un contattino a centro area che è stato però importantissimo per Varese, in quanto il quarto personale di Hawkins subito panchinato. Fajardo da Bucchi deve riscattarsi da troppi errori. Niente, non c'è Daniele stasera, non c'è Fardo, che aveva un 94% di liberi entrando in questa partita, quindi assolutamente un tiratore. Realizza il secondo. Comunque bisogna anche essere sinceri, Diego non è nuovo a momenti di blackout. Tanto ti ricordi, nella gara di avvio non si fece vedere affatto per tutto l'incontro. E ora Pecero va a sbagliare, attenzione, canestro invece aveva fatto occhi chiusi nei primi 20 minuti. Blocco di Fardo per Phil Goss, che si butta dentro, non vuole il tiro, scarica fuori per Thomas. 10 prende secondi. Poi il piazzato che va lungo, ma c'è il rimbalzo di Fardo che fa quella piccola cosa e poi inchiodata dello stesso Fardo sulla finta di Mancinelli, che aveva cercato di far abboccare gli arbitri uno sfondamento. Vediamo che è anche passibile. Hai visto che Recalcati chiedeva agli arbitri il tecnico per Mancinelli? Certo, perché a regolamento chi finge un fallo di sfondamento deve essere sanzionato con un fallo tecnico, quindi qui ci stava pienamente. Arriva anche il terzo di Galanda. 51 Varese, 55 Milano, con Pecero. Abbiamo detto appassionato di calcio, soprattutto Patch per iniziare il suo nome. Giocatore che tra l'altro è anche appassionato di biliardo russo, che onestamente non so cosa abbia di diverso dalla nostra goriziana, però io mi diverto molto di più con farà quella. Farà molto più freddo probabilmente quando lo giochi. Probabilmente ogni birillo che abbattono bevono un po' di vodka. Pare dunque, che lui invece non ne abbia bevuto affatto, no, stasera, anzi, e sopra in una maniera pericolosissima. 57-51. Di nuovo a Temu con 6 punti di scarto. 1.30 al termine del terzo periodo. Phil Goss, poi c'è un fallo in attacco stavolta di Diego Fardo. Ed è il terzo anche per lui. Situazione falli comunque preoccupante in casa Cimberio. Molto preoccupante. Faremo il quarto con 5 giocatori a quota 3 falli, però Fardo, Slay, Kangur, Galanda e Righetti. 1:15 al termine della terza frazione. 51 Varese, 57 Milano. Rannico in difesa su Mordente, si spende anche Goss su Ibi Jaber per impedirgli la ricezione facile. Sfrutta il blocco, finta il tiro, poi ha spazio Melli per la tripla. Non fa male però Varese Melli. Apertura subito un per altro rimbalzo per Fajardo, forse c'è stato un risveglio. Buona circolazione di Varese che ha spazio per la tripla di Jovi Thomas. Importantissima, 5-4, 5-7 per Milano. Provvidenziale questa tripla
di Thomas, e provvidenziale il secondo rimbalzo consecutivo che va attribuito a Fajardo. Pecero sbaglia, ma ai noi fallo sotto il canestro varesino speso da Thomas, ed è il terzo anche per lui. Qua è veramente difficile la situazione, falli per Varese. No, soprattutto dobbiamo risparmiare Thomas. E più che altro Varese regala due tiri liberi all'Armani Jeans Milano con Jonas Maciulis, giocatore cresciuto nel vivaio dello Žalgiris di Kaunas. Quest'anno produce 8,6 punti di media partita, più in linea con quello che faceva l'anno scorso. Sbaglia però il primo libero, giocatore che ha un 66% quest'anno dalla lunetta. Realizza il secondo, Milano più 4. Avanzano due possessi in questo terzo periodo con Temurannico che vuole battere Marco Mordente, a spazio Galanda, non prende il tiro, si allarga, poi Goss va a prendere la stoppata fallosa di Pecherov ed è il secondo fallo personale del ex giocatore anche del BC Kiev. Il lunetta Phil Goss, che quest'anno in Serie A viaggia 14 punti abbondanti a partita, 55% da 2, 35 da 3, 75% ai liberi. Realizza il primo libero, meno 3 per Varese. Vediamo se sarà freddo anche per il secondo. Anche secondo, 5-8 Milano, 5-6 Varese, 18 secondi al termine di questo quarto. Esce Thomas, entra saggiamente De Martini per non spendere un fallo inutile. A mettere pressione su Mordente. Milano probabilmente andrà con un gioco a due tra Finlay e Pecherov. E Finlay che ha spazio, poi arriva proprio Mordente che va a sbagliare la conclusione, si lotta sotto canestro e poi avanza un secondo e 49 con la rimessa ancora per un Milano. Per Milano, sì. Speriamo, perché due punti sono ancora recuperabili. Bisogna stare attenti, un secondo e 49, bisogna impedire una facile ricezione. E qua c'è spazio per il tiro di Fille che trova solo il palo, fortunatamente per Varese, quindi all'ultimo intervallo. È successo quello che speravamo, la seconda parte del terzo quarto è stata giocata in maniera antitetica rispetto all'avvio di ripresa, cioè con una Varese molto più mordente, non nel senso del giocatore. Da attribuire grande merito a Thomas che si è svegliato dal letargo che lo affliggeva. Purtroppo sono anch'io preoccupato per i falli. La quarta frazione dura sempre un'eternità e avere giocatori a tre falli così importanti è preoccupante. Prima invece sorridevo, Matteo, ti racconto questo aneddoto che forse ti ho anche già detto in altre occasioni. Ogni volta che Varese gioca, te la racconto dopo, ora la pubblicità, se no a te ti tagliano. Quarto periodo che sta per ricominciare, ma avevamo lasciato in sospeso un discorso, quindi Matteo ripartiamo. Sì, l'avevamo lasciato in sospeso perché purtroppo l'età sta avanzando e quindi non mi ero accorto del break. Ogni volta che giochiamo con Milano ricordo una storia dolorosa in senso fisico, perché in una mia lontana telecronaca di una gara tra Varese, tra Pallacanestro Varese e Pallacanestro Milano, il bestione Ugo Sconocchini, che tu ricorderai molto bene, uscì di campo e spesso mi planò addosso durante la telecronaca. E forse non hai presente cosa vuol dire. È come essere investiti da un camion, praticamente. Ogni volta che giochiamo con Milano mi viene in mente. Non è un bel ricordo, effettivamente. Mentre arriva la tripla di Fardo e sale l'urlo dei tifosi varesini. È stato atteso ed è arrivato. Anzi, tiro da due, quando c'era un piede sulla linea. 58 pari, Varese è tornata in parità, una rimonta durata 5 minuti dal massimo vantaggio al 25esimo di Milano. Pecherov vuole attaccare Galanda, Galanda l'unico in grado di mettere la museruola qua. Ottima la difesa del capitano di Varese, assolutamente encomiabile per il lavoro su Pecherov. Rannico a pestare un po' i piedi con Diego Fardo, si passano la palla addosso, palla fuori per Rannico.
Varese ha ancora tempo, ci sono 8 secondi per gestire l'azione. Rannico vuole attaccare Melli, fuori per la tripla che ci sta di fardo, tiro corto. Milano può ripartire, già rientrata Varese. Varese che sta incredibilmente vincendo la lotta a rimbalzo, 30° minuto, 4 rimbalzi in più di Milano. Però perde troppi palloni la Cimberio, 16 contro i soli 6 di Milano. E questa è la fine, Matteo, si pagheranno. Sicuramente sì. Certo che la partita è comunque molto divertente, bisogna dire, perché pareggio 58 pari all'inizio della quarta frazione, una gara sostanzialmente in equilibrio con una leggera, ma sottolineo leggera, supremazia milanese, perché sì, sembrava in avvio di ripresa che potesse essere di gran lunga più pesante la supremazia. Che è sottolineata anche dalla valutazione del 30°, 76 Milano, 54 Varese. Solitamente un divario così alto presuppone che una delle due squadre stia giocando nettamente meglio dell'altra. Speriamo non sia così per Varese, che ora trova un ottimo dai e vai, ma arriva la l'interferenza di Maciulli che non permette a Costi di finalizzare. Del play, più che altro l'imprecisione di Phil, è lui che ha sbagliato. Fallo, canestro che non è buono, è il primo fallo di Rannico, quindi l'unico giocatore di recalcati a quota zero, è l'unico che si può permettere di fare falli, adesso ne farà altri tre in un amen. Speriamo di no, Varese deve spendere il minor numero di falli, forse anche per spezzare il ritmo una zona potrebbe essere un'idea tattica in questo frangente. Con Milano comunque fa fatica, anche perché al tiro da tre punti ha solo un 27%, con ora Rocca che va ad attaccare Slay, e questo è il quarto personale del numero 35 di Varese. E questo è un danno veramente bestiale. Tra l'altro la presenza contemporanea in campo di Galarda e Slay indica l'intenzione di Recalcati di aumentare i chili e di aumentare l'opportunità di recupero e di rimbalzo sotto canestro, e un'uscita di scena di Slay potrebbe essere deleteria. Va a sbagliare il primo tiro libero Rocca, il giocatore quest'anno ha addirittura un 67% della linea dei liberi, diciamo addirittura, perché nelle stagioni italiane diciamo che più o meno viaggiava attorno al 50%, invece quest'anno è riuscito a costruire più o meno un tiro affidabile. Ora ci sembra vada a commettere invasione lo stesso Rocca, anzi no, c'è invasione di un giocatore di Varese, quindi bisogna ripetere il tiro libero. Salgono i fischi di disapprovazione dalla parte varesina. Rocca sbaglia, non è proprio però giornata per la lunetta di Rocca, anche il terzo se ci viene concesso. Rimane punteggio di parità, 58 pari. Varese può mettere il muso avanti. Thomas sta pensando, ma ha troppo poco spazio davanti. Contro Rocca deve attaccarlo, ora c'è il raddoppio. Cerca sotto canestro Slay. Cerca sotto canestro Slay. Oddio, poteva starci anche un falletto qua, anziché solo una rimessa per Varese, che avrà solo 4 secondi per gestire questo pallone. Attenzione. Sarà probabilmente un doppio blocco di Slay e di Galanda. E c'è un fallo di Finlay ancora prima che avvenga la rimessa. È il secondo personale per Finlay, anche scusate, anche se con roster chilometrico di Milano non è certo una novità. E qua arriva un'ingenuità di Varese, infrazione di 5 secondi, e queste sono palle perse che fanno malissimo, che denotano anche insicurezza da parte della squadra e non sapere anche effettuare un banalissimo blocco di un lungo per un esterno per ricevere la rimessa. Tabellone inchiodato su 58 pari quando mancano 7 minuti e 15 al termine della partita, e ora sbloccato da, realizza da 60 Finlay. Milano 58 Varese, più due Armani. Joby Thomas lotta per liberarsi, Gossa spazio ma non riesce a trovare il tempo per penetrare, cerca di trovare spazio Ron Slay e c'è il fallo di Maciulis. Ha rischiato qua Ron Slay perché stava, era veramente al limite, mi stava venendo un colpo. Comunque se tanto mi dà tanto il risultato
finale sarà di gran lunga inferiore a quelli delle ultime partite in termini di canestri realizzati. Diciamo attorno ai 70, massimo 75 punti, è ipotizzabile. Con 7 minuti ancora da giocare, Varese a rincorrere in due lunghezze. Quando arriva questo tiro, Goss è proprio impreciso. Stasera Goss non c'è, non si capisce bene come mai. Jaber con spazio, linea di 6,75, lo sbaglia. Rannico dietro la schiena per Phil Goss, che va fino in fondo. Parità. Ci mancherebbe altro. E di nuovo agganciato Parima. Ragazzi, Rannico, che passaggio, che idea, subito al volo dietro la schiena. Rivediamo qui il passaggio, guardate che abilità da parte di Teemu Rannico. E poi meno male che Goss l'ha messa stavolta. Saremmo entrati in campo fisicamente per richiamarlo all'ordine. Tutto da rifare, 6:30 al termine, parità qui al Forum. Con Melle in campo in questo frangente per Milano. Jaber vuole cercare Maciulis, ma è buona la guardia di Thomas. E poi arriva un fallo da parte di Rannico, troppo espansivo, diciamo così, nei confronti di Finlay. Te l'avevo detto che Rannico avrebbe recuperato il margine. Comunque anche un segno di reattività. Rannico sta recuperando quella prima parte di match gestito male, gestito in modo opaco. Non gestito male, ma gestito in modo opaco, questo sì. Così come vediamo anche Diego Faiardo impegnato in una... Deve cercare di riscattarsi anche lui da una gara che finora... In un desiderio di riscatto. È più nera che bianca. Ora contro Mancinelli, che vorrà sicuramente poi andare dall'altro lato. Infatti ribalta il pallone, Thomas per un attimo la vede. In campo è rientrato David Hawkins per Milano, che va a realizzare, nonostante la mano fredda, a dimostrare di essere un ottimo giocatore offensivo. Sinceramente ero sicuro che l'avrebbe sbagliata un secondo dal termine dei 24. Goss contro David Hawkins, non lo attacca. Rannick invece vuole attaccare Finlay in controtempo, scarico per Thomas con la bomba che non va però. È subito Finlay a guidare la transizione milanese, arriva però e rientra compatta Varese. Si gioca a metà campo anche per questa azione. Con Fardo a far sentire il fisico a Mancinelli. Si va ancora da Hawkins, Rannick oggettivamente può fare poco contro di lui. Finlay attacca Goss, ottima la stoppata, c'è l'infrazione, anzi no, anzi sì, di 24 secondi. Grande difesa da parte di Varese. Sì, è una partita che sta diventando davvero da infarto, è molto bella, anche piacevole per il pubblico. 60 Varese, 62 Milano, 5 minuti poco più da giocarsi ancora. Una vera lotta. In questo quarto periodo quei punteggi sono progressivamente scesi col passare dei minuti. Certo, nessuno vuole mollare, questo è il bello della pallacanestro. Una Varese assolutamente grintosa, sta trovando nuovi protagonisti. Vedremo se riuscirà ad avere anche un pizzico di Slay, che quest'oggi ha prodotto veramente poco, solo 6 punti finora. E comunque anche Joby Thomas, insomma, tanti giocatori per Varese che sono andati un po' a strappi senza convincere fino in fondo. E chissà che magari un Galanda finora decisivo su Pecerov in questo quarto non possa magari dare anche quel quid in più in attacco. Ma io ci conto, Matteo, perché il Jack ha fatto una partita assolutamente soddisfacente, sembra veramente in forma rispetto alle altre gare che avevamo visto, in cui la sua era una presenza evanescente, cioè si aspettava solo che rientrasse Ronald per stare più tranquilli. Questa giornata invece non la stiamo vivendo così, la stiamo vivendo affidandoci a un giocatore che sta mettendo in campo chili, esperienza, centimetri e tutto quello che serve per mantenere il tabellone in equilibrio. Ora naturalmente serve la zampata. Si vede anche un Alex Righetti, fermo ancora agli 8 punti realizzati nel primo quarto. Joby Thomas viene stoppato da Jaber, cerca di correre Milano, lo fa con Finlay, scarica fuori, ma c'è il fallo di sfondamento, stesso Finlay, rimane a terra contuso Rannico. Una botta dolorosissima nella pancia dello stomaco per il nostro mitico finlandese. Ma sai che non si è fatto male, perché le calze sono tirate talmente su che gli proteggono anche l'addome.
scappano da Pancera. Speriamo, anche perché diciamo che per riderla su un po', con gli occhi incavati che temo Ranni, con una faccia, come dire, un po' da spavento, diciamo, è molto... Ed è un ragazzo dolcissimo, fra l'altro. Sì, sì, è un ottimo, ottima persona. Di una gentilezza e di una simpatia incredibile. Righetti con la sfera in mano, vuole un passaggio, lo vuole per Fardo, lo trova contro Mancinelli. 7 secondi al tiro. 5, va al tiro, o meglio, vuole andare in azione di tiro, trova il fallo di Mancinelli. E nel roster chilometrico di Milano, quello di Mancinelli è soltanto il secondo fallo. Anche da Righetti ci aspettiamo qualche zampata come quella di inizio gara, si è un po' spento dopo. Assolutamente serve, mentre Milano col fallo in precedenza ha raggiunto il bonus. Quindi dal prossimo fallo Varese avrà sempre due tiri liberi. Sguscia in mezzo a due avversari Fardo, ma sguscia in maniera erronea. Tabellone inchiodato sui 62-60, Teo, è un tabellone inchiodato questo qua. E speriamo che non sia Milano a sbloccarlo. Da parte nostra, i tifosi varesini. Ora c'è un fallo speso da Righetti su David Hawkins. Sembra una partita di rugby da qualche minuto a questa parte, c'è sempre qualche giocatore per terra. Ed eccolo il quarto, mannaggia, il quarto, quarto di Righetti. Esce intanto Rannico ed entra Goss. Forse il giocatore che ha più da farsi perdonare oggi è proprio Phil Goss. Sì, il giocatore ha avuto tante ghiotte occasioni, ne ha sfruttate poche. Pur essendo forse tra l'altro comunque il miglior marcatore di Varese, Phil Goss, però con percentuali abbastanza da CSI. Con Ibi Jaber a sfruttare il blocco di Mason Rocca, scarico fuori per Mancinelli, finta di tiro di Finley che si butta dentro, possesso arzigogolato per Milano che poi cerca la tripla e arriva al fallo dopo la tripla di Mancinelli. Di chi è il fallo? Di Goss o di Hawkins? Il fallo è di Goss ed è il terzo personale per il numero 5 varesino. Mentre Slay chiedeva invece il fallo di Hawkins. Saranno due tiri liberi per Morris Finley, giocatore che è un fervente cattolico. Tra l'altro anche una curiosità, con i primi soldi guadagnati col basket, Matteo, cosa potrà aver mai comprato al nostro Morris? Sa che gli americani hanno la passione per le auto, si è comprato una Cadillac Eldorado, dato del 96, quindi è abbastanza recente, ma non ho la più pallida idea di che tipo di macchina sia, però lui ne va molto orgoglioso di questo suo acquisto. Non ho capito cosa c'entra con l'aspetto religioso, credevo ci fosse un nesso. Ma no, erano un paio di curiosità su Finley, mentre... Credevo si fosse comprato una cappelletta da mettere nel giardino. 60-63 intanto in favore di Milano, quando sarà un viaggio in lunetta per Diegone Fardo. Dieghito in lunetta, assegno il primo. Fatto Fardo non lo meno diresti due mai. Varese invece, ma lui è soprannominato Ciccio, a me sembra magrissimo. Anche a me sembra, ha passato anche di sport acquatici meno invece il nostro Varese. Diego e Varese arriva a meno uno a succhiare la ruota di Milano, speriamo. Allora serve tanta difesa senza spendere falli. Rischia il quinto fallo Righetti, eh? E poi c'è il fallo, anzi, da parte di Milano, di Mason Rocca. Fallo in attacco, fischiato Mason Rocca, secondo fallo. A fare un blocco irregolare in movimento. Varese ha la possibilità di sorpassare Milano e questo non accadeva da parecchio tempo. Correva forse il minuto numero 18 del secondo quarto. Varese deve, anche perché lì è iniziata la caduta libera che poi pian pianino è stata rimediata. Questa occasione per mettere qualche tarlo mentale. Arriva solo di Goss che cerca Faiardo e quest'ultimo trova il fallo. È il terzo di Mancinelli. Altri due liberi per Fardo. Varese che si sta muovendo però solo dalla lunetta in questo frangente. Diego ha mostrato precisione finora, vediamo. Aia, corto. Questo è corto, finisce sul ferro. Abbiamo notato anche che ha proprio tirato guardando altrove. Forse un po' è un po' in difficoltà, Diego.
buono il secondo. Pareggio. Parità. Ha guantato il pareggio a 3 minuti e 15 dal termine. Che partita però, eh? Veramente appassionante, rimanete incollati perché fino all'ultimo non è detta l'ultima parola, scusate il gioco di parole di ultimi. David Hawkins tiene la guardia su di lui, Righetti, buonissimo l'aiuto di Slade, fuori la per la tripla di Finley che non va, rimbalzo in cooperazione Slade Thomas. E intelligentemente Thomas e Goss rallentano il ritmo del gioco e fanno bene. A spazio Slay per la tripla che va a segno da parte di Rosley più 3 Varese. Esplode l'entusiasmo dei 1000 varesini qua al forum. E questa, Matteo, è una tripla importantissima a livello psicologico. Allora, tu devi sapere che mio cognato milanese Doc ha soprannominato il nostro Slay lo scaldabagno di Varese. Speriamo che vada come ci auguriamo tutte e due. Costringerò un mio familiare a rimangiarsi questo brutto soprannome. Slay assolutamente decisivo dopo, possiamo dire, un quarto di totale apatia dove non aveva combinato nulla a parte il grandissimo aiuto nell'azione precedente e poi la tripla qua con spazio. E vedremo se avrà aperto qualche tarlo nella mente di Milano che farà riaffiorare le sonanti sconfitte di Eurolega e le pressioni che ha l'ambiente in quanto... Ricordiamolo, forse potrebbe anche esserci un clamoroso esonero di Buchi in caso di sconfitta con Varese quest'oggi. Sai che ti stavo proprio interpellando su questo, perché la tripla di Slay credo che abbia fatto tremare la poltrona di Buchi in una maniera molto 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 drammatica per lui e molto felice per noi, ovviamente, senza nulla. Mi permetto di spezzare una lancia in favore di Buchi. Vorrei vedere quante squadre sarebbero riuscite a centrare le top 16 di Eurolega senza tre giocatori importanti come Pecero, Maciulis, no, ovviamente, e Petrovic fuori. Gretto cinismo dovuto alla partita di oggi, hic et nunc come dicevano i latini, qui sì. E ora non era una valutazione sull'allenatore. Finley vuole risolvere la questione, scarica fuori, poi grande mentre mi abbandona la voce, grande impresa di Thomas. Prendi una caramellina che intanto che la tocca ti quel salvo, tanto che basta. È bello di essere in due. No, siamo tutte e due belli tesi come il resto del forum di Assago che sta tremando. E guarda che, come noti, parte del pubblico milanese è zitto, ammutolito dal recupero varesino. Sale l'incitamento dei tifosi di Varese. Goss con in mano un pallone importante per mandare ancora più a fondo Milano. 5 secondi per il tiro 3. Di Varese, deve prenderlo Joby Thomas. Palla che va fuori, ma la recupera Mancinelli, grande azione difensiva e vola in contropiede David Hawkins, canestro e fallo, e qua Varese commette un errore incredibile. Qui stiamo rischiando i supplementari, caro Matteo. Quarto di Phil Goss. Questa è una bruttissima notizia. Varese è passata dal poter dare il quasi colpo del KO alla parità con Milano. Anzi, no, però sfugge il rimbalzo. Varese è sempre più uno, serve difendere. Questo rimbalzo era fondamentale. Varese ha perso l'occasione di annullare questo pesantissimo, ma pesantissimo passo avanti di Milano, che adesso ha ancora occasione di ricamare non il pareggio, ma il vantaggio addirittura. Mancinelli, mismatch contro Thomas, va a concludere, c'è il sorpasso di Milano. A 1:30, vantaggio Milano, 67-66, 1:29 alla sirena. Salgono i fischi mentre Goss consegna Joby Thomas. Esce Slay lontanissimo, su cui forse c'è un contatto falloso. Varese passa i secondi senza costruire niente, solo 7 secondi. Phil Goss deve forzare per Righetti, trova comunque un tiro discreto Varese, poi l'ultimo tocco è di Finley, Varese recupera un pallone dalla spazzatura, un'azione costruita malissimo da parte di Varese che non è riuscito a fare nulla fino a 6-7 secondi dalla fine, e ora avrà altri 24 secondi, qua forse anche un timeout poteva essere una buona idea per Recalcati, per dare qualche idea ai suoi giocatori.
Che finale, ragazzi, che finale. Bucchi agitatissimo sulla linea riservata degli allenatori. Altri 24 secondi per Varese. Arriva il blocco di Fardo per Goss. Vuole sbucare in mezzo a due, va fuori per Joby Thomas, finta il tiro, palleggia il resto che non va a segno. C'è il rimbalzo di Maciulis. 50 secondi da giocare, Varese sotto di uno. Bisogna stare calmi e difendere giù sulle gambe, così come fa Joby Thomas. Milano mangia secondi con Hawkins e poi no. Assolutamente questo fallo di Thomas. Finita la partita, caro Matteo, finita la partita. Finita la partita, 36 secondi, Milano più uno. Ah, c'è ancora tempo, c'è ancora tempo. Bisogna ancora che Hawkins realizzi entrambi i liberi, Matteo. Non vendiamo la pelle dell'orso prima del tempo. Hai ragione, non è che io, certo, voglia buffare, però purtroppo io sono rimasto molto molto scottato da quella incursione che poteva valere la vittoria. E purtroppo invece... lì Varese sul 66-63, quell'entrata di Thomas che non è entrata per un nulla ha girato totalmente il match, anche perché poi è nato un contropiede facile di Milano. E ora Hawkins ha un pallone importantissimo, questi secondi qui però potrebbero pesare. Con Hawkins nervosamente in lunetta, ha un 79% ai liberi, l'ex giocatore di NCAA a Temple. Vediamo come vanno questi liberi. Il primo entra il primo, più due Milano. Se entrasse anche il secondo avremmo solo la possibilità di scagliare dalle stelle un pallone della speranza. A segno anche il secondo. Guardate, deve andare per un tiro facile, rapido da due però. Vediamo cosa decidono di fare i giocatori di Varese. Cerca la tripla e la mette! E la mette Phil Goss! 69 pari, ragazzi, che partita! 25 secondi al termine e la tripla entrata. E soprattutto che carattere, Matteo, dopo una partita così ma di Goss. Ma soprattutto con quello che gli abbiamo detto a Phil Goss, ci ha ricacciato in gola tutte le critiche. Senza avere una partita in cui non ha avuto feeling col canestro, si è segnato ma non ha avuto percentuali altissime, ha preso un canestro forzatissimo con le mani in faccia. E ora si riparte, 25 secondi e 50 centesimi da giocare, 69 pari, qui la forza dei nervi. E sarà interessante capire se Charlie Recalcati chiederà ai suoi uomini di difendere alla morte senza fare fallo, o se invece chiederà di fare fallo magari su Mason Rocca se sarà nei 5 per giocarsi l'ultimo pallone. Personalmente io sono sempre dell'idea meglio difendere e giocarselo in difesa piuttosto che dare dei tiri liberi all'avversario. Vedremo cosa uscirà fuori. Certo, una partita bella, emozionante, come solo un derby sa essere. Sono d'accordissimo, è bellissima questa gara, comunque finisca è davvero una bella partita. E tra l'altro prima io e Matteo, che voi non ci vedete ma siamo a 20 centimetri l'uno dall'altro, non riuscivamo a sentirci nonostante stessimo urlando tutte e due, quindi scusateci se le nostre voci talvolta si sono accavallate, ma non ci sentiamo perché provate voi a stare in mezzo a 10.000 persone del forum da Sago urlanti. E si riprende con la rimessa dagli 8 metri e spicci dalla linea di fondo. È rientrato in campo anche Christian Kangur, che non si era visto finora in questo quarto. Vuole i suoi migliori difensori, coach Recalcati. Palla che va nelle mani di David Hawkins contro Joby Thomas. Giù sulle gambe il bianco di Varese. 15, perde per un attimo le tracce, vuole aspettare ancora Hawkins. È chiaro che andrà lui fino in fondo, non c'è però l'aiuto, sbaglia la conclusione e c'è il rimbalzo da parte di Slay. Attenzione, no, fallo in attacco, no. Fallo in attacco di Slay, quinto fallo, incredibile, quando Varese poteva avere il tiro della vittoria. Arriva un'altra palla nelle mani dell'Armani Jeans, arriva un altro timeout.
veramente è Matteo, una situazione incredibile. Vietato ai deboli di cuore questo finale. Beh, io ringrazio il cielo dal punto di vista dell'ordine pubblico che Varese e Milano non si siano mai odiate, perché altrimenti se ci fosse dall'altra parte una Bologna o un Cantù dovremmo chiamare l'esercito al termine di questa partita. E anche il replay, Matteo, per fortuna i tifosi stanno facendo un tifo sano. Detto questo, riassumiamo per chi sta vedendo la gara, che mancano 3 secondi alla sirena e ora Milano potrà approfittare del punto partita, insomma. Tutto per un fallo di sfondamento fischiato a pochi passi dalla propria area a Slay. Uno Slay che forse si è fatto anche ingolosire dalla voglia di andare subito all'altra metà campo. Vedremo, comunque si riparte con un'altra rimessa ancora per Milano. Il canestro beffa. Certo che tu pensa, vorresti essere nei panni di chi adesso per Milano cercherà di tirare? Oddio, non lo so, non so darti una risposta in questo momento, perché 3 secondi sono 3 secondi, non è che possa cercare di fare i ricami, voglio dire. Pur dovendo essere professionale, il microfono è altissima. Varese difende bene e recupera la sfera, grande difesa, 2 secondi e 40 da giocare, arriva il time out e questo è veramente il bello del basket. Sembra prima che tutto sia finito, con occhi in sillonetta per tutti i liberi, si riapre tutto. Guarda, io mi devo scusare col pubblico per una sciocchezza che ho detto prima, avevo detto la partita è chiusa, mancavano 34 secondi al termine. La sciocchezza è stata sottovalutare il gioco di un gioco come il basket, che io seguo tra l'altro da tanti anni e che continua a stupirmi. Questa è una partita, abbiamo visto sostanzialmente 4 partite in 4 minuti. Assolutamente, abbiamo visto anche negli ultimi 10 secondi una penetrazione di Hawkins che sembrava già dentro, libero. Milano che ha perso il pallone, Varese che a 5 secondi alla fine aveva la palla per vincere, a 3 secondi l'ha persa e a 2 secondi l'ha riconquistata. Veramente incredibile. Ora possiamo dire forse, male che vada, sarà supplementare per Varese. Varese ha la palla per vincere. Non fai il mio stesso errore. A questo punto non si può ipotizzare nulla neanche a 2 secondi e 40 dal tempo. Vediamo se sarà Phil Goss o Joby Thomas, l'uomo del tiro a 2 secondi e 40. Io mi giocherei le mie fish. Grande comunque anche la grinta con cui, sai bene, è fisicamente entrato in campo a dire ai suoi state calmi dopo che il fischio a danno di Slay aveva scatenato un po' gli animi. Eccoci qua, 2 secondi e 40 da giocare. Temurannico per Joby Thomas che perde la maniglia, Rannico con la tripla che non va e quindi emozioni supplementari qui al forum. Altra pausa pubblicitaria per noi. Incredibile partita, questo 160esimo derby strappa emozioni, strappa coronarie. 5 minuti di supplementare con Varese che non avrà più Slay nelle proprie rotazioni. La Cimbero deve essere abile però a togliere dalla partita David Hawkins mentre va a segno Mancinelli. 7-1 a 6-9 per Milano. Rannico col consegnato per Phil Goss. Chiede il blocco di Diego Fardo, Phil Goss allo spazio, vuole giocare per Diego Fardo. 6 secondi per tirare. Deve fare qualcosa Varese, forza Phil Goss. E qua non è stato gestito bene il possesso per Varese che ha palleggiato per 24 secondi senza creare nulla. Ora c'è il blocco di Hawkins per Jaber. Cambio di marcature, vorrà andare contro Phil Goss. David Hawkins, buona situazione di palla per la tripla di Maciulis che non va, rimbalzo lungo, preda nelle mani di Milano. Altro possesso quando è già volato via il primo minuto di supplementare, 4 al termine. Mancinelli prende la tripla in faccia e mentre c'è un fallo su Kangur speso da Maciulis. Anzi, scusate, il fallo di Rocca è il terzo personale. La situazione falle comunque più deficitaria per Varese con Righetti
e Thomas a quota 4 falle. Due liberi per l'Estone di Varese. Kango, giocatore militato per 4 anni nel Kalev Tallinn, 15,6 punti di media partita per lui. Sbaglia però il primo libero. Anche l'anno scorso a Villeurbanne aveva un 83%. E che anche quest'anno ha la stessa percentuale, realizza il secondo, meno 1 Varese. Tensione che si taglia col coltello. Hawkins contro Joby Thomas, che deve stare attento però a non spendere il suo quinto fallo. Palla per linee esterne nelle mani di Maciulis, che va con lo scarico per Mancinelli, precisissimo in questo supplementare l'ala di Chieti. Più 3 Milano, esce Temurannico. Palla nuovamente nelle mani di Joby Thomas, ancora per Rannico, fuori per Kangur. Varese che gioca per linee esterne, finta, poi arresto e tiro che non va di Joby Thomas. 3 al termine con la seconda occasione, con la seconda occasione sprecata. E invece Hawkins punisce Varese, chiama minuto Charlie Recalcati, minuto obbligato per una Varese che non è ancora scelto dal campo in questi primi 2 minuti e 15 del supplementare. Gara anche importante questa, oltre che per la classifica, in quanto se Varese riuscisse a vincere sarebbe quarta da sola dietro a Siena a quota 20 e Milano e Cantù a quota 16, a quota 14. In caso di sconfitta rimarrebbe comunque quarta, però il discorso Final 8 diverrebbe più complicato per la formazione varesina. Certo, non è un obiettivo di carta in questa stagione, però si sa, dato il buon avvio l'appetito viene mangiando, Matteo, e non centrare il traguardo delle prime 8 a termine di giornata d'andata sarebbe un peccato per questa buona Varese. Sono d'accordissimo con te. Questo avvio di supplementare però non ha, nonostante il supplementare sia stato una conquista per Varese, perché insomma non dimentichiamocelo, 10 secondi dalla fine sembrava perduto, e nonostante ciò il supplementare non ha dato propulsione a Varese, l'ha avuta viceversa l'Armani Jeans la propulsione. 5 punti di scarto con un parziale sostanziale di 6-1, insomma. Pesano le 21 palle perse di Varese contro le sole 10 di Milano. Vogliono dire 11 possessi in più concessi a Milano. E ora ancora una volta Varese palleggia troppo il pallone, non sa cosa fare, sempre per linee esterne. Poi Joby Thomas deve andare dentro, c'è il rimbalzo di Fardo, ma prima c'era il quinto fallo di David Hawkins, che abbandona così la partita. E questa è una buona notizia, in quanto Varese ha sofferto la fisicità di Hawkins, che un giocatore straordinario, ha giocato poco per falli, meno male per Varese, ma quando è stato in campo è stato quasi impossibile da tenere. Va il primo, meno 4 da parte di Joby Thomas. Vediamo se l'ex milanese realizza anche il secondo. Ora serve difendere, meno 3, un solo possesso. È diventato Righetti nelle file varesine con un quintetto molto basso a Cimbero. Maciulis contro Thomas e arriva il quinto fallo di Joby Thomas, brutta notizia per Varese. Anche perché Thomas è stato l'unico in questo supplementare a cercare di fare qualcosa. Va ad applaudirlo il capitano Galanda. Rientra in campo Kangur. Momento un po' difficile per Varese, 2:15 da giocare, ancora aperta la gara. Realizza il primo Jonas Maciulis, che in carriera ha vinto anche 2 scudetti in Lituania e 2 coppe nazionali.
2 su 2 per lui, nuovamente più 5 Milano, 7-7-7-2. Nuovo possesso per Varese per cercare di rimanere attaccati alla partita. Serve assolutamente un canestro, magari anche pesante, ma rannico di rimessa per Christian Kangur. Ottimo lo scarico su Fardo, che viene silurato in coppia da Mancinelli e Maciulis. Fallo di Jonas Maciulis, che incappa nel suo quarto fallo. Fallo di Maciulis, e Maciulis al suo quarto fallo. E ora l'importante è Fardo, due tiri liberi. È realizzare entrambi i liberi, Matteo. Sì, importante, sì. Sarebbe importante anche per lo stesso giocatore, oltre che per il risultato, perché ecco, il primo è andato con la soddisfazione delle due lunette, potrebbe trovare anche l'orgoglio giusto per chiudere in bellezza la partita, visto che ebbene, è andata 2 su 2. Visto rimane che la gara di Fajardo è stata in escalation, sarebbe stato necessario, è stata così. Meno 3 a 1 minuto e 48. Kangur bene in difesa su Mancinelli, 10 ore e secondi per l'azione offensiva di Milano. Non vuole il blocco e qua viene sanzionata la difesa di Rannico, ma assolutamente difendeva col corpo senza le braccia. Contatto venale. Terzo fallo. E Loretta Boris. Sanzionato Temu Rannico. Sarà viaggio in lunetta per Morris Finlay. Realizza con un po' di fortuna il primo. Non riescono a diminuire i punti di svantaggio di Varese, diminuiscono però i secondi da giocare. Assegna anche il secondo, più 5 Milano, 100 al termine di secondi. Serve una tripla, la prova e non va. Phil Goss, e questo potrebbe essere un errore pesante. Ora deve difendere la Cimberio. Mancinelli per Mason Rocca, ancora Morris Finlay, gioca col cronometro a Milano. Finlay poi arresta e tira tre punti per uccidere la partita. Invece c'è rimbalzone di Diego Fardo, c'è ancora vita per Varese e perde però clamorosamente il pallone la Cimberio. A questo punto Milano ha la palla per uccidere la partita. Morris Finlay gioca contro e poi arriva saggio in questa occasione il fallo di Fardo, che ne approfitta per fare un fallo tattico su Mason Rocca, giocatore non abilissimo in lunetta. Fardo, 47 al termine, due liberi per Rocca, che ha sbagliato i primi due in questa partita. Va a sbagliare anche il terzo. Vediamo se sbaglierà anche quest'altro libero per mantenere viva una fiammella nella Cimberio. Invece lo realizza, più 6 con Varese, ora che deve trovare un tiro rapido, un tiro veloce, non importa se da tre punti o da due. Kangur con la bomba che non va a segno, lottano a rimbalzo, la recupera Varese, poi c'è il fallissimo su Diego Fardo. Chiedono l'antisportivo ai giocatori di Varese e arriva a riaprire la partita il fallo antisportivo di Rocca, quarto personale per lui. E attenzione che a 32 secondi al termine può riaprirsi nuovamente la partita. Diego però deve metterli entrambi. Salgono i fischi. Freddo Fardo realizza il primo, meno 5 Varese. Va anche il secondo, meno 4 e possesso per la Cimberio. E qua il non plus ultra sarebbe veramente una tripla, arrivare a meno 1. Ma basta un canestro a due punti, l'importante è segnare. Phil Goss invece vuole cercare la tripla, invece
poi si butta dentro, canestro e fallo subito. Grandissima azione di Phil Goss, piccolo grande uomo, e la partita è riaperta. Rimanete incollati perché è veramente incredibile. Che sport meraviglioso che è la pallacanestro. Sembrava fatta sul più 6 per Milano. E invece c'è ancora vita 15 secondi dopo per la Cimberio. 5, cioè almeno. Sì, 5 punti in 15 secondi per Varese. Gara riaperta, 21 al termine. Varese deve però fare fallo, deve fare fallo, attenzione. Mangia secondi e poi arriva netto il fallo di Kangur, è il quarto per lui. 15 secondi da giocare. È incredibile la scelta di Varese, ha avuto per due occasioni la possibilità di fare fallo e non l'ha fatto. Due liberi per Maciulis, vediamo se sentirà la pressione. Primo per l'ala lituana che va a segno con un po' di fatica. L'ex giocatore dello Žalgiris. Vediamo se realizza il secondo. Va a segno anche il secondo, più 3 Milano. 15 al termine, Varese costretta al tiro da 3 punti per pareggiare. Milano cerca il fallo prima e lo trova con Mancinelli. Ancora 9 da giocare, 9 lunghissimi, interminabili secondi. Ed è il quinto fallo di Mancinelli. E rientra in campo Marco Mordente. Tutti e due per Phil. Per poi fare subito fallo e cercare di giocarsela dopo. Realizza il primo. 82 Milano, 80 Varese. La faccia è quella di uno che cerca di segnare. Non andrà per cercare il rimbalzo. Invece sbaglia il libero. La tocca fuori Kangur. E c'è subito il fallo su Finley. Per un attimo Varese era quasi riuscito a prendere il rimbalzo. Errore fondamentale questo di Phil Goss. Due liberi per Finley. Un giocatore abbastanza preciso da lunetto, 82% di stagione per lui. Realizza il primo, più 3. Si inizia il secondo, possiamo dire per Milano è quasi fatta. Con un più 4, 7 dal termine, realizza anche il secondo. Palla nelle mani di Temurannico, deve cercare subito la tripla, invece mangia secondi. C'è il tiro a 3 punti di Goss che non va a segno, quindi finisce così. 84 Milano, 80 Varese. Altra sconfitta per la Cimbero che chiude l'anno con 3 sconfitte consecutive. Da parte di Matteo Gallo è tutto, appuntamento col nuovo anno, il 2 di gennaio per Varese Biella al Pala Whirlpool.